Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Novità, mi? Novità, è arrivato Szczęsny. Sì. Ha sbagliato subito la macchina. Mannaggia. E questa è la prima uscita che ha fatto da portiere da Roma. Sono preoccupato, però vabbè. Se la prima uscita è questa, dici te, no? Brutte cose. Mi sembra un simpatico mattacchione, a giudicare dal filmatino che ha postato ieri. Io continuo a sentire in città, e non soltanto, nel senso, si dice sempre così, no? Questo dibattito su chi sarà il portiere titolare della Roma, io penso che non ci siano dubbi, al portiere titolare della Roma, però poi aspettiamo la verifica del campo, se non altro, a rigore di logica e di ragionamento semplice, Szczęsny sarà mercoledì alla ripresa della preparazione dopo la fine del tour, insomma lì Australia, Indonesia non per tutti, uno dei due volti nuovi della Roma che tornerà ad allenarsi insieme con quello di Iago Falken, anche se non è più nuovissimo, ma comunque sicuramente un nuovo rispetto alla stagione passata. E questo è un pochino poco, Erika, perché io personalmente mi ero fissato delle scadenze, no? Per cui avevamo detto, allora, c'è il raduno il 6 luglio, Gabriele, correggimi se sbaglio, Sì, Mimmo. E si era detto, io spero che ci sia qualche volto nuovo. Alla fine poi alla partenza per Pinzolo c'è stato solo il volto nuovo di Iago Falken, ok? Perfetto. Poi si era detto, il 13 si radunano tutti, poi la squadra parte il 14, va in Australia, Indonesia, io spero che ci sia qualche volto nuovo insieme con quello di Iago Falken, e invece non c'è stato nessuno. Finisce la tournée, la Roma torna nella capitale, qualche giorno di riposo, mercoledì ci sarà la ripresa della preparazione e l'unico volto nuovo insieme a quello di Iago Falken al momento sarà quello di Szczęsny, ok? E mi sembra un pochino poco, ma ti dico una cosa, perché io voglio focalizzare l'attenzione tua, Riccardo, e anche quella di Gabriele, ovviamente tutti gli ascoltatori, non tanto su Dzeko, pensa, e neanche su Salah. Dice, ma che stai dicendo? No, io continuo a ripetere che qui si sta mettendo da parte o non prendendo nella considerazione giusta un problema che è reale nella Roma, che è molto importante, è quello dell'esterno sinistro. La squadra continua a non avere un terzino sinistro. Al momento, oggi, che è 27 luglio e verranno fatti i calendari per il prossimo campionato, l'unico terzino sinistro della Roma è Ashley Cole, oppure può essere adattato in quella posizione Dorosidis. Detto tutto questo, io personalmente, ma è una mia opinione, continuo a ripetere che per me c'è bisogno anche di un esterno destro, perché Florenzi, che viene indicato dalla società come titolare in quel ruolo, secondo me non può fare quel ruolo, non può farlo bene, e di conseguenza per me c'è bisogno di due esterni titolari. Quindi io vorrei che per una volta parlassimo, sì, poi Riccardo decidi te, decidi con Gabriele di ciò che dobbiamo parlare, ma continuare a parlare di Dzeko, continuare a parlare di Salah senza ricordarci che alla Roma comunque mancano due pedine fondamentali, che sono i due esterni titolari, secondo me si commette un errore, e io credo che sia arrivato il momento anche di cominciare a dire, beh, qui bisogna stringere. Io non so, Riccardo, come la pensi, ma insomma credo che sia arrivato il momento di andare un pochettino a raccogliere i frutti di tutto questo grande lavoro diplomatico che è stato portato avanti fino a questo momento da Sabatini, perché Sabatini si è mosso, ha viaggiato, ha incontrato, ha visto, ha parlato, si è messo d'accordo con quello, si è messo d'accordo con quell'altro, insomma credo che sia abbastanza chiaro che sarà un giocatore della Roma, anche a giudicare da quello che poi ha combinato ieri sera il suo avvocato, ne avrei parlato sicuramente, sì, con lo scudetto postato su un social network, benissimo, però Salah non è ancora un giocatore della Roma. Dzeko con tutta probabilità, anzi con probabilità avanzate, sarà un giocatore della Roma, ma ancora non è un giocatore della Roma, e oltretutto mancano i due terzini. Io credo che questo sia il momento di passare veramente all'azione, perché manca poco all'inizio del campionato, non mancano più due mesi, mancano 27 giorni, se non ho fatto male i conti, ma qui chiedo aiuto a Gabriele, e tu sei praticamente la stessa Roma dello scorso anno. E mi metto un attimo nei panni di Rudy Garcia, immagino che Rudy Garcia abbia voglia, se non altro, usiamo soltanto questo termine, abbia voglia di mettersi al lavoro con tutti i suoi effettivi, che peraltro non ci sono, e quindi si sta ritardando un pochino, come posso dire, l'assemblaggio della nuova Roma.
e credo che prima questa cosa si sistema e meglio sarà per tutti. Prego. Beh, no, è molto più comprensibile, anche condivisibile per certi versi oggi, perché nel frattempo sono passate quattro settimane da, no, forse quattro no, ma insomma tre qualcosa da raduno, e mancano 27 giorni, quindi oggi l'eventuale malessere, malumore è molto più comprensibile. Io per esempio non sono d'accordo che ne servono due d'esterni, sono convinto che ne serve uno. Sì, ma questo è un certo. E sul resto sono tutto d'accordo. Io sono sempre terrorizzato, sì, sì, è tutto fatto, manca solo la firma. Esatto, sento dire manca solo la firma, io a me mi prendono proprio Mi rifaccio un po' alle parole di Garcia, che sono parole che lui ha detto due volte, una volta a Pinzone, un'altra volta anche in Australia, e cioè che mancano tre giocatori titolari, e da quel momento, insomma, dal momento in cui lui ha detto queste parole, non è arrivato alcun giocatore titolare, perché abbiamo ormai capito perfettamente, perché le modalità dell'arrivo a Roma di Cesare se lo stanno spiegando, che il portiere non era una priorità, ok? Le priorità per l'allenatore, ma probabilmente anche per la società, erano e continuano ad essere il centravanti, l'attaccante esterno e l'esterno sinistro. Quindi in questo senso diciamo che Garcia la pensa un pochino come te, no, Ricca? Sì. Cioè che non c'è bisogno di un esterno destro titolare. Io mi permetto di dire che qualora venisse un esterno destro di mestiere, di professione, che fa proprio quello, ha sempre fatto quello dall'inizio della sua carriera, sarebbe meglio, perché per me mettere lì Florenzi non è una scelta giusta, perché lui non ha proprio dentro di sé la testa per fare il difensore esterno, e secondo me, ripeto sempre secondo me, potrebbe dare un contributo più importante alla causa qualora giocasse un pochino più avanti. Però insomma abbiamo preso visione che la Roma fino a questo momento è una Roma molto simile a quella della passata stagione. L'altro giorno ci siamo divertiti un pochino con Gabriele, Riccardo, tu non c'eri mi sembri. No. Analizzando un pochino l'acquisto di Iago Falque, ok? Allora io ho posto questa domanda a Gabriele, adesso la pongo anche a te. L'acquisto di Iago Falque sta a dimostrare che l'acquisto della passata stagione di Turbo è stato un fallimento? Secondo me, Mimmo? Certo, sì. Secondo me Iago Falque viene preso perché viene presa in considerazione l'ipotesi di vendere gli Aic sicuro, e Gervinho era quasi fatta. Però ti dico una cosa, secondo te nella testa dell'allenatore oggi chi è l'esterno titolare? Iturbe o Iago Falque? Probabilmente, ripeto, Iturbe, ma perché Iago Falque non era stato preso per Iturbe. Ok, quindi però vogliamo dire che anche in questo caso è stato preso un giocatore che non era una priorità, si può dire, no? Nel senso no, che non era una l'allenatore priorità. Continua a dire, mi mancano tre elementi, pur avendo già dentro Iago Falque, noi dobbiamo pensare che a questo punto probabilmente o né Iago Falque e Iturbe sono titolari, oppure uno dei due sarà titolare in uno schieramento che ancora non abbiamo ben chiaro, perché fino a quando tu non c'hai tutti i giocatori non puoi neanche pensare con esattezza a che tipo di schema farà la Roma. Però il fatto che Garcia continui a dire, nonostante la presenza di Iago Falque nel gruppo, che manca un attaccante esterno, sta a significare che lui sicuramente vuole qualcosa meglio di Iago Falque, no? Il ragionamento fila, giusto? Mm-hmm. Ma probabilmente vuole qualcosa di meglio anche rispetto ai Turbe. Mimmo, credo che loro no, ci riflettono, non è che non mi convince. Cioè, credo che abbiano capito perché? Per la profondità. Lo considera più forte di quelli che c'ha adesso. Per le caratteristiche, Mimmo, per la profondità, perché attacca molto meglio la profondità. Perfetto. Cosa che purtroppo l'anno scorso Iturbe non è riuscito a fare. Quindi lo prende perché nella testa dell'allenatore, diciamo, non dico che è più forte, ma comunque è più funzionale per il gioco della Roma avere uno come Salah piuttosto che uno come il problema della Roma l'anno scorso è stato quello che non si arrivava mai dentro l'area. Sì, il problema della Roma l'anno scorso è stato che tu ci hai avuto il settimo attacco del campionato a fronte della seconda difesa, e quando segni poco, esatto, perché non arrivavi mai faccia, quindi perché non arrivavi mai dentro l'area. Esattamente, cioè hai fatto pochi gol, quindi al di là del fatto che ti serve Salah, perché l'allenatore è convinto che ti serve un giocatore con quelle caratteristiche, io sono d'accordo con te, uno che ti dia profondità, però ti serve pure quello che fa i gol. Allora ecco perché l'allenatore l'ha detto, credo che abbia fatto un ragionamento molto semplice Garcia, no?
analizzando proprio i numeri della passata stagione. Allora, difesa ci siamo, perché nonostante tutto, nonostante i guai di Castano, nonostante gli errori di questo o di quello, nonostante la mancanza di Maico, nonostante l'assenza di questo o di quell'altro, comunque la difesa come reparto è stata una difesa affidabile, tant'è vero che, Gabriele correggimi sempre se sbaglio, è stata la seconda difesa del campionato, giusto? Sì. Ok, l'allenatore ha detto anche: a fronte di una difesa così forte, così, come posso dire, collaudata, io ho il settimo attacco del campionato. È un po' il discorso inverso rispetto a quello del Napoli, che davanti c'è Mertens, Higuain, Callejon, Insigne, e dietro c'è Abridos, Andugar, e quindi poi fai la fine che fai, no? La Roma difendeva molto bene e attaccava malissimo. Allora l'allenatore ha detto: visto che noi abbiamo una difesa che si comporta in questa maniera, andiamo a vedere di migliorare l'attacco. E per migliorare l'attacco mi serve uno che sappia attaccare la profondità, un attaccante esterno o atipico, chiamiamolo come volete, e poi mi serve il finalizzatore. Ecco allora che l'ipotesi, facciamo dei nomi tanto per farci capire, il centravanti Zego e l'attaccante esterno Salah sono diventate delle esigenze per quello che riguarda la squadra, ok? Ecco perché allora tutti i discorsi che noi stiamo facendo, è meglio quello, è meglio quell'altro, probabilmente noi dobbiamo partire dal ragionamento che Garcia, analizzando quelli che lui c'aveva l'anno scorso e che c'ha ancora adesso, probabilmente non gli servono, non gli bastano, non gli sono sufficienti, non gli danno garanzie. Questo noi dobbiamo pensare. Allora, indipendentemente dal fatto che Iturbe può essere stato un acquisto giusto, sbagliato, che Gervinho sia un giocatore finito, che Gervinho era stato ceduto e lui ha rifiutato, che c'è uno che c'ha il gol però magari gli mancano altre caratteristiche per giocare in una determinata maniera, al di là del fatto di tutti questi ragionamenti, poi quello che serve realmente alla Roma è qualcuno che faccia il caso dell'allenatore, e sicuramente i due giocatori d'attacco, l'attaccante e il centravanti, sono giocatori che servono all'allenatore, ma al tempo stesso l'allenatore ti ha parlato anche di un terzo elemento che è l'esterno sinistro, e allora lì credo che ci sia una priorità veramente importante, pari a quella dell'attaccante centrale e pari a quella dell'attaccante esterno. Siete d'accordo oppure sto dicendo delle cazzate? Sì, no, assolutamente d'accordo, ma credo di aver immaginato, percepito, che è pure la volontà della società però di intervenire in questi posti qua. Tant'è Inizio. Vero che è un mese che parliamo di Dzeko, sono ecco, 15 giorni che... Bravo, è un mese che parliamo di questo e di quell'altro, però alla fine ancora non si è visto nessuno. Allora questo io dico, Riccardo, che è arrivato il momento di stringere un pochino, perché poi io ti dico una cosa: lo scetticismo è un pizzico di delusione che accompagna oggi la tifoseria della Roma, e tu ne sei testimone, no? Sì, perché stando quattro ore in radio ti arrivano messaggi, senti, telefonate e cose di questo genere, poi svanirà nel momento in cui poi questi acquisti verranno effettuati, no? Per cui magari qualcuno si dimenticherà anche che c'è stato un mese e mezzo di interregno del nulla. Poi dici, sai, arriva X, arriva Y, la squadra l'abbiamo fatta, eccetera, eccetera. Io ti dico, ti voglio fare una domanda, la faccio anche a Gabriele. Io, quando parlo con te, Riccardo, non escludo mai Gabriele, sì, lo dico certo, Gabriele, certo, solo certo. Per un modo di parlare. Allora, vi faccio questa domanda. La Roma è prendendo Dzeko e Salah, è più forte dello scorso anno? Sì, sì, sì. Allora, io ti rispondo in questa maniera: la Roma, prendendo Dzeko e Salah, ha giocatori più forti rispetto a quella dello scorso anno. Parlare di squadra, io ti dico no, non è una squadra più forte, perché le manca ancora l'esterno sinistro. Allora, se tu vuoi fare una squadra più forte rispetto a quella dell'anno scorso, devi prendere 1, 2, 3. Se tu ne prendi 2, però a terzino sinistro c'è sempre asce il gol, non sei più forte dello scorso anno. Allora io dividerei il discorso, direi che se tu prendi dei grandi giocatori vuol dire che hai dei giocatori importanti e più in rosa, ma per fare una squadra forte devi avere una squadra completa. Allora se tu prendi Salah e Dzeko che giochi con Achille Gol o Torosidis adattato a sinistra, non sei più forte dell'anno scorso. Secondo me sei più forte lo stesso. Sei d'accordo? No, nel senso che spiegami perché no. Perché sei più forte comunque, però non hai completato la rosa perché ti serviva pure l'esterno. No, non hai completato la squadra. Non hai completato la squadra, sì. Ah, ecco, è diverso. Però il vero problema dell'anno scorso, con tutto che lì hai sofferto e non hai mai trovato una soluzione giusta, non è stato a Slay Goal, ma è stato l'attacco. Assolutamente quindi, sì. Quindi tu però diventi lo stesso più forte, ma non hai completato la squadra, è vero. Però più forte lo sei comunque. Secondo me sei più forte nell'organico in alcuni ruoli,
Ma come squadra, se tu non compri un esterno sinistro forte forte, non sei più forte. Questo è il mio parere, Riccardo. Ah, certo, non chiaro, mica... è chiaro che stiamo a parlare di calcio, sai quanto pareri bello parlare pallone, no? Facciamo il ciocchino? Pure Gabriele però, eh? Sì, 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 certo. Il ciocchino. Ah. Le due punte, il sinistro e il destro, quanto dovrebbe spennare Roma? Cioè, a me mi fa fare il commercialista. Che ne so, una punta forte forte. No, no, ma parliamo di questi di cui stiamo parlando. Quindi a quanto volevo a fine a quanto ya dovrebbe chiudere? Salame sembra quant'è? 23, giusto? Sì. Gabriele? Sì, sì, Mimmo. 23 e mezzo, 23. Quelli. Diego non si capisce? Cioè, si capisce che la differenza fra quello che potrebbe dare la Roma e quello che vuole il City è insomma, molto importante questa differenza. Però Diego è un uomo da minimo tra 25 e 30, va bene? Sì. Io ho una paura che a 25 a Roma non ci arriva, però giuro. No, io non ho detto che la Roma lo paga 20, ho detto è un uomo tra 25 e 30 come valutazione. Assolutamente sì, se okay. Bacca vale 30 milioni, secondo me Diego vale 30 milioni. Pure se Romagnoli vale 30. Allora tra le altre vale cose, come no, certo, ancora meglio. Guardiamo Romagnoli 30, perché il giochetto della Roma che è molto simpatico è questo. Vende a tanto e compra a poco, però non è sempre così semplice, no? No, però, beh, è vero. Oh, quindi volemo fare una Sinatra 8 per Adriano, l'avevi detto che erano troppi, no? Sì. La Roma non avrebbe spesi, forse ne voleva spendere 14 per Babba, ma non ci credo. Diciamo che se spendi 10 hai fatto il tuo, indipendentemente. 10 il nome del giocatore. 10 per è dipendente il nome del giocatore, dipendendo. Perché 10 lo fanno per un giocatore che magari ne vale 20, gliene danno 10 subito e 10 l'anno prossimo, cioè investono più su un giovane che no 8 per Adriano. Ma la partita IVA. Io ce l'ho, io metto fattura. No, ma sta. Mi fa ridere perché parliamo da commercialisti. Allora, però è una bella cifra, 20, 40, 50... A destra, per esempio, prendi uno di ruolo o devi prendere... No, io l'ho detto l'altro giorno, c'era Gabriele, io, qualora fosse possibile, fra quelli che stanno girando, prenderei Bersalico. Sì, è lo stesso di 2-3 anni fa, quando incantava tutti gli addetti ai lavori, è lo stesso? È lo stesso l'anno scorso, che ha fatto strabene col Sassuolo. Io mi ricordo nel Genoa erano tutti convinti che fosse, no? Si è fatto anche il mondiale poi dopo. Che era una pippa, Ricca? No, il contrario. Apposta. Il contrario. Il contrario. E quindi io farei terzino destro, terzino sinistro, l'attaccante centrale, l'attaccante esterno. Dopo c'avevamo un attaccante esterno in più, eh? Ma i devi vendere, no? Se dice che Sabatini è più bravo a vendere che a comprare, quindi lì non ci dovrebbe essere problemi, no? Allora, Mario Gomez oggi pomeriggio dovrebbe andare al Besiktas. Cinque netti, ci andresti te? Porca miseria. Dice no, però sai Istanbul, ma ci siete mai stati a Istanbul? Bella come poche, eh. Com'è il tramonto, mi? Dipende. Secondo me Istanbul è un po' più pulita di Roma. Guarda che te dico. Vabbè, non è che hai trovato che ci vuole pure poco. Come dico, ormai sta città fa veramente schifo. Cioè, è una cosa insopportabile, veramente. Istanbul est o Istanbul ovest? Centro. Ma centro sta nell'acqua. Area top capi. Stai nell'acqua. Vabbè. Non fa sempre lo spiritoso. E non fa sempre il sapiscione. No, volevo chiedere. Cioè, si può parlare. T'ho visto così per sbaglio. Stavi a comprare una moto da Insinna, eh? Sì. Ma hai visto? Bella, io volevo dare due scudi, quello non è un'altra. Sai che lì ci ho messo una battuta mia, il regista mi ha fatto passare perché lui dice. Un po'. Perché allora lui dice: voglio 6.000 euro. Io dico: ho capito che sta in bianco, 2.100. No, esatto. No, mi dice lui: come in bianco è? Dice: oh, ma guarda che queste qua ne fanno più, E allora a me mi è scappato in prova. E in tutto domani perché gli ho detto il regista ma me l'ha fissata e me l'ha cattivo, no. Hai capito? Paolone. Vabbè, insomma, sono un sacco di soldi, Ricca. Tanti. Quindi sul portiere abbiamo dovuto risparmiare perché ne era la priorità. Secondo me per la Roma, ma e credo si sia convinto anche il giocatore, perché dovrebbe aver parlato con Conte, di puntare su quel ruolo lì, Mimmo. Di puntare una difesa a 3, quindi a 5 è diverso, Ricca. È molto diverso. Se ci fosse il professor Righetti te lo spiegherebbe in sì, due secondi. Ma Maicon non è un terzino, Maicon non è un terzino. Quindi quel ruolo va interpretato in quella maniera là. Esattamente, però Cafu
te devo dire una cosa, Ricca, forse non te la ricordi. No, scusa, che fu Maicon, primo anno di Roma, quando andava, che era uno spettacolo, davanti, dietro, vicino, a fianco, sopra, sotto, c'era Florenzi. Sì, 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 sì. E Florenzi chi gli dai a dare una mano? Ia che Falchi. Chi è da una mano a Florenzi? Iago Falche. Iago Falche è una riserva, mi ho detto. Allora dai via i turbe. No, ma secondo me oramai. Ami, è palese che. Che è palese, è un Bari palese. No, Florenzi non. No, io metto a destra basso, devo il terzino destro. No, io vorrei una Roma più forte di quella dello scorso anno. E finché la Roma non prenderà i tre che ha detto, che ha indicato che sia, non i nomi ma i ruoli, io non penso che la Roma sia più forte. Manco due su tre. Ah, per manco me, due su tre. Premesso perché che per me comunque incompleta, perché famo la fine dell'anno scorso, te porto indietro dei 12 metri ricca. Sì. Quando tutti a dire ammazza Roma quanto è forte, oh, ha preso questo, ha preso quell'altro, eccetera eccetera, è più forte nettamente di quella dell'anno scorso. Quante volte l'avete detto? Io tantissime. Mille, miliardo, 2 miliardi, benissimo. Io ero proprio convinto. Però ci siamo dimenticati che a sinistra ci avevi Ashley Cole. A proposito, complimenti a Nainggolan per la foto dell'altro giorno, sì, quando ha invitato Ashley Cole. Che faceva? Un'altra categoria. Sai che lo scorso anno c'era stata quella foto fatta negli Stati Uniti con Ashley Cole, esatto, che stava con le mani così, che diventano un po' un tormentone dei vari social, no? Che è staccato al gruppo. Hanno fatto una foto lì a Jakarta, tutta la squadra abbracciata, e lontano c'era Nainggolan che faceva Ashley Cole, ha twittato Ashley. Fa veramente ride. Allora, l'anno scorso ci avevi Ashley Cole, Olebas, Emanuelson, Balzaretti di rincorsa come al palo di Siena, e che hai fatto? Alla fine quello che tutti dicevano, no, finalmente abbiamo trovato, è buono il primo che hai venduto, il dottor José Olebas, quindi tanto buono non era, e non è che l'hai venduto a 20 milioni, ci hai fatto 2,5 e mi pare pure una birra e una gazzosa, tutto compreso, quindi vuol dire che lì il problema c'è ed è pure grosso, Ricca. Allora io dico, non sottovalutiamo il problema dell'esterno sinistro, ma veramente, Ricca? No, hai ragione, Mimmo, hai ragione. Dico per te, Ricca. No, ma sì, lo so, che serve, c'hai perfettamente ragione, e che è priorità tanto quanto gli altri due. Tanto quanto, bravo. Però se tu mi dici quanto. Se sei più forte con quei due, già sei più forte, sei incompleto. Ma non sei completo, e quindi fatalmente non puoi essere più forte. Se sei incompleto non sei più forte. Senti Mimmo, dimmi un'altra cosa, usciamo un attimo dal mercato. Secondo te è provinciale, e te lo domando perché a me per esempio mi piace tanto ingarellarmi così, è provinciale quello che fanno Nainggolan con i tifosi da Juve? Ma, insomma, cioè diciamo che non si notano in altre società, tipo uno della Juve che si mette a fare una cosa del genere, uno da Roma. Però Nainggolan è così, prendere o lasciare, io prendo. Ah, io pure. No, ma che me frega, insomma, siamo viva la faccia di qualcuno che comunque le cose le dice, perché il 99% dei calciatori fanno un silenzio stampa parlato, no? Cioè, gli chiedono le cose e ripetono il ritornello che se lo sono imparato a memoria tutti, che se lo tramandano de padre in figlio, de squadra in squadra. Se tu prendi le interviste di questo periodo e non controlli bene la data sui giornali, beh, tranquillamente puoi mettere quelle dell'anno scorso e 2 anni fa, tanto andrebbero bene lo stesso. Non parlo della Roma, parlo in assoluto di tutto. Quindi viva la faccia di qualcuno che magari talvolta esagerando, o comunque sentendosela sempre bella calda, si mette lì, senza far male a nessuno, no? Cioè non è che c'è violenza, non è che ci stanno cose di questo genere. Mi devo dire che mi dà un non mi dà fastidio, però mi fanno ride coloro che non sono tifosi, ad esempio della Juventus, perché se Nainggolan batti becca con i tifosi della Juve, è giusto che i tifosi della Juve poi gli facciano le battute e tutto quanto. Ma se invece risponde a Nainggolan, sono dei giornalisti o presunti tali che devono proprio 24 ore su 24 del calcolo della Juve, quello non è che mi dà fastidio, perché capisco chi so e perché si comportano in questa maniera, però sono loro che fanno una figura un po' ridicola. E qualcuno in questa storia ultima di Nainggolan ha fatto la figura del fagiano, perché gli si è messa a rispondere lui quando lui non c'entrava niente. Lui, parlo di qualche giornalista che, lo ripeto, passa la vita
a omaggiare anche quando non è richiesto il club bianconero, oppure è sempre richiesto per questione dei contratti. Mimmo, c'è un nostro ascoltatore molto attento, questo c'è da dirlo, anche un po' polemico, che ti invita a stare attento, perché dice Mimmo è a favore tuo, ti spiego perché. Occhio dottor Ferretti, se no passa per pessimista anti-americani. Ma te che ho detto? No, nel senso, lui credo... Non si può dire che a Roma è in ritardo sul mercato. No, lui la pensa esattamente tanto come te, che dice Mimmo, sta in campana, che poi si dici la verità, dopo passi per essere anti-americano, capito? Non so chi ti direbbe questo, no, però... No, Riccardo, ti dico una cosa. Fino a che uno premette e ti dice, se tu dici la verità, tutto quello che viene dopo a me non mi interessa, perché vuol dire che dico la verità, quindi poi... No. Poi se la verità è scomodo, fa piacere, a me non mi interessa. Ma veramente non mi interessa, guarda. L'importante è uno dica la verità, o perlomeno quello che è frutto di un ragionamento deontologicamente libero, scevro da qualsiasi condizionamento. Io dico quello che penso quello che dico, tutte queste stronzate qua che dicono quelli che si riempiono la bocca. Dico semplicemente che la squadra in questo momento è in ritardo. Se poi qualcuno pensa che invece la squadra sta avanti... avanti non può stare, questo è evidente. No, però volevo farti un'altra domanda. Il te dice, hai visto che grande grinta Ashley Cole contro il Manchester City? Invece te dica ha fatto una cappellata grossa come una casa, ha detto però che grande grinta Ashley Cole. Se stanno a libro paga, quello devono dire. Senti Mimmo, dimmi una cosa, lo scettimismo. La perplessità, l'impazienza, chiamiamola come meglio come ci fa più comodo, sì, è gemella allo scetticismo che era Nangolan era da Juve, che a Roma non avrebbe preso perché era troppo complicata come posizione, o sono due, diciamo, cose che un filo conduttore c'è, però poi alla fine Nangolan è da Roma, esattamente, però c'è un filo conduttore che forse è determinato dalla mancanza, ma che può essere anche una strategia da parte della società, di dire se fa così costi quel che costi. Evidentemente la Roma non può permettersi oggi di fare quel che costi, e secondo me fa anche bene, perché non si può cascare al pere a bocca a tutte le provocazioni o richieste degli altri. Però magari questo può, come posso dire, dà un po' fastidio anche al tifoso, che vorrebbe invece una società aggressiva che va lì, quanto costa, che disordine, me lo porto via. Però questo non è possibile, appartiene soltanto a pochi club eletti al mondo, e fra questi pochi club eletti al mondo non c'è la Roma, quindi la Roma deve fare un mercato più di ragionamento, d'attesa, a patto che l'attesa poi non si protragga troppo, perché ripeto, tutti gli step che c'eravamo un pochettino fissati sono stati tutti non rispettati, se qualcosa si doveva rispettare. Mancano 27 giorni all'inizio del campionato, Riccà, io vorrei che questo fosse ben chiaro, perché poi si può preparare. A proposito, avete ancora fatto il giochino con chi gioca a Roma prima? Ho detto il Frosinone, ma era solo una, forse manco è possibile. Ma Frosinone è il derby, Mimmo. No, Frosinone è possibile. No, un ascoltatore ci ha scritto però, Mimmo, di Frosinone, che forse il Frosinone avrebbe chiesto, diciamo così, lo spostamento fuori, per una questione di stadio. Sì, esattamente, però la Roma deve giocare la prima fuori, non può giocare con quelle che l'anno scorso hanno giocato la prima in casa. Non può giocare il derby contro la Fiorentina. Non può giocare contro la Fiorentina, perché contro la Fiorentina ha giocato lo scorso anno. Quindi se non ho letto male o studiato male la faccenda, rimangono 10 squadre. Sì. Atalanta, Empoli, Palermo. Tra le quali anche Atalanta credo di no. Però Juventus-Inter certamente Frosinone. Sì. Juventus-Inter. Anche l'Atalanta, però controlla bene. Juventus-Inter certamente sì. Quindi Inter-Roma la prima di campionato. Juventus-Roma la prima di campionato. Juventus, perché no? Io me l'avrei subito studente, guarda, assolutamente. Via, andare. Non c'è saresti, Ricca? Beh, ti dico la verità. Perché? Sì, no. Tu prova a pensare una cosa, adesso. Allora, ti faccio un ragionamento proprio un po' sbrasone, eh? Ok. Prima di campionato Juventus-Roma.
Mamma mia. La Roma vince a Torino. Che cosa succede, Riccardo? Oh, vabbè. A quel punto voglio la sosta subito dopo. E sì. Allora? Vince con un gol di altro. Però invece tu pensa il 24 agosto. Mi sembra impossibile. Pensa il 24 agosto, tutti accaldati ancora e già di. Però quel rigore, ma da un altro rigore, capito come mi. Però lì c'è sta chi. Oh, vabbè, però mancano 38 partite. Mancano 37, sì. A belli. E poi potresti non averci né Dzeko né Salah e nel terzino sinistro e nel terzino destro. Ho capito, allora vabbè, là ci andiamo, dai. Ma andiamo alla primavera, dai. Vabbè, senti, hai fatto già sto giochino? Sì, stamattina gli avevo detto al Frosinone. Senti Mimmo, dimmi un'altra cosa. Un'altra mica cosa. Cadrai nella tentazione di dire che a Juve ne è più a Juve perché No, no, io ho detto prima delle Pirlo e Borussia, eh. Voi continuate a sottolineare che Juve perde Pirlo, Tevez e Vidal. Continuate a pensare che gli altri che hanno preso sono uguali. Continuate. Continuate a pensare. Allora io mi sto sgolando da oltre un mese nel dire, oh cari amici di Trigoria, amici, è pleonazio in modo di dire, perché fate una squadra forte forte, perché la Juve non sarà quella dell'anno scorso, non può essere quella dell'anno scorso, perché giocatori come Vidal, Pirlo e Tevez non li sostituisci così tanto per sostituire, è una grande occasione. Qui ci stanno altre squadre che ovviamente dovevano rifarsi da capo a piedi e lo stanno facendo, che stanno prendendo allora domanda conclusiva, perché stiamo a salutarci, sì. Ok? La faccio all'esperto di mercato Gabriele Ziantoni. Poco esperto. Allora, non te butta giù che c'è sempre di peggio. Allora, Jovetic ufficiale all'Inter. Sì. Mi due anni di prestito. Raccontare e ricordarlo anche ai nostri amici ascoltatori le modalità e il prezzo dell'arrivo del Montenegrino a Milano. Due anni di prestito? No, chi siete, Gabriele? Ah, scusami. C'è 2 milioni di prestito oneroso e 13 di riscatto. Totale? 15. 15 milioni io Jovetic? Sì. E perché Dzeko deve costare 30? Perché Dzeko... Sì, perché ti faccio questa domanda? Perché Dzeko è molto più sano fisicamente rispetto a Jovetic. Ah, è anche molto più vecchio? Sì. Quindi mi stai a dire che Jovetic è rotto e Dzeko sta bene? Sì. Mi segno queste parole, mi segno. Però non ti fa bene in mente che il fatto che il Manchester City abbia ceduto Jovetic vuol dire che comunque non è poi sto club così bloccato, non cedemo nessuno se non ci danno i soldi. Cioè guarda che 15 milioni se Jovetic sta bene non è un affare, è un affarone, eh. Hanno comprato a 30. Cioè Jovetic costa la metà di Romagnoli. Mimmo, perdonami. Quindi a Roma sta a fa bene a cercare di piallare il prezzo che dice lei? No, sto cercando di dire che credo che il Manchester City non sia così integerrimo nel dire giocatore. Allora vuol dire che a Roma non gli vuole dare i soldi proprio. A chi? Al City. Il City è una società che vende. Ce l'ha dimostrato con la cessione di Jovetic, ok? Quindi se tu hai la voglia, gli argomenti e tutto quello che ti pare a te per portare a casa Dzeko, Dzeko te lo porti a casa. Ma chiudo, perché è 40. Facendovi questa domanda, e poi fateci tutte le riflessioni che volete voi. Ma siamo così sicuri che è Dzeko l'uomo che vuole portare la Roma a Trigoria? Allora. Ci domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao Mimmo, grazie. Ciao Mimmo.